Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 5 in Do minore. Come abbiamo già detto, Beethoven compone nove grandi sinfonie. Sono tutte importantissime e famosissime. Oggi parliamo del primo movimento della sua Sinfonia numero 5. L'inizio di questa sinfonia, in particolare del primo movimento, è nota a tutti. Tutti conoscono queste prime quattro note iniziali, cioè tre sol e un mi bemolle. Il resto delle quasi 500 battute che seguiranno il primo movimento della Sinfonia numero 5 di Beethoven, secondo molti critici e storici della musica, sono una diretta conseguenza di queste prime note, quasi il destino che bussa alla porta. Tutto il resto della composizione riecheggerà queste iniziali quattro note. Beethoven ha composto questa sinfonia nel 1808, all'età di 38 anni. Ascoltandola, ed in particolare ascoltando il primo movimento, sembra quasi che quest'opera sia stata scritta di getto, quasi come se fosse sgorgata come un vulcano dalla mente così energica di Beethoven. E in realtà, il nostro compositore, prima di cominciare a scrivere questa musica, è andato a riempire quaderni di appunti per 5 anni. Poi, quando aveva le idee chiare, si è messo a lavorare a questo primo movimento e l'ha completato. Completato in 3 anni di lavoro. Quindi non è stata uno sfogo imperioso della sua prorompente vitalità. No, Beethoven in questo caso l'ha pensata con grande scrupolo e con grande senso di razionalità. Questo avveniva comunque per tutte le opere di Beethoven. Lui portava avanti contemporaneamente moltissime composizioni, lavorando in maniera molto nevrotica a volte. Tenete poi presente che all'età di 38 anni, quando Beethoven aveva terminato questa sua sinfonia, la sordità era già molto evidente e lui faceva molta fatica ad ascoltare la sua stessa musica. Bene, passiamo quindi all'ascolto di questa importantissima composizione, ve ne propongo qui il primo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore di Ludwig van Beethoven.